Salve gente, sono Larus e qui nell'ultima puntata della nostra serie della dinastia dei Brancazzo. Siamo arrivati un po' avanti, ne abbiamo fatti cose, abbiamo conquistato tutta la Cornovaglia, cioè partendo da Contea di Savoia che comprendeva Neuchâtel, Ginevra, Savoie, Valais, Piemonte, Saluzzo, non lo so se Saluzzo era... Ok, sicuro Ginevra, Savoia, Neuchâtel, Valais e Piemonte. Poi dopo ci siamo espansi. Non mi ricordo se Saluzzo e Monferrato ce l'avevamo da subito. Di sicuro verso Pavia, Vienne, non mi ricordo nemmeno più. Poi dopo per via ereditaria abbiamo preso Burgos, Alba, Racine. E per via ereditaria siamo riusciti a prendere addirittura l'Inghilterra. Che dire, abbiamo fatte di cose, ne abbiamo fatte tante. Siamo arrivati da una piccola dinastia che regna in un regno molto difficile, anzi ducato, molto difficile da regnare, che Savoia qui sono difficilissimi da regnare, fino all'Inghilterra. Veramente tantissimo. Il mondo è anche cambiato dal 1300. Il Sacro Romano Impero è più potente che mai. C'è l'ordine teutonico che a quanto pare fa parte del Sacro Romano Impero adesso. Questo qua è il Ducato di Prussia però in teoria. Però ovviamente esploderà quando si passerà su Europa Universalis. Che dire, di cose ne sono successe. I Timuridi hanno conquistato tutto quello che era una volta l'Orda Mongola. L'Impero Bizantino ormai non esiste più. Esiste solo ormai un piccolo Ducato di Tracia. Oltretutto c'è la Castiglia e l'Aragona che erano riuscite a riconquistare tutta la Spagna, ma in nulla hanno riperso tutto quanto. Oltretutto c'è anche il Regno di Napoli e Croazia che stanno facendo delle battaglie, stanno combattendo da tantissimo per ottenere supremazia nel sud Italia e anche nella Grecia. Stiamo giusto adesso facendo una crociata in Grecia. Poi abbiamo visto anche come l'Ungheria è passata prima dalla parte degli inglesi, poi dopo dalla parte dei mongoli, poi dopo dalla parte degli irlandesi. Ne abbiamo viste di cose. E adesso siamo qui, 11 marzo 1435, ancora 10 anni prima della fine del gioco, però comunque siamo arrivati alla fine. Questa partita qui continuerà su Europa Universalis. Ovviamente con l'Inghilterra, però cederò tutti questi territori qui a... L'Aquitania sarà un regno a parte, non so se lo prenderò direttamente e oltretutto non lo so bene come fare, voglio continuare la mia partita solo con le isole britanniche. Poi dopo queste qua lascerò a dei Brancazzo che vedrò poi dopo. Sistemerò bene la mappa perché la mappa è un po' incasinata, giusto per renderla un po' più... logica, ecco. Tanto eravamo qui in una crociata contro il Regno Bahari. Stiamo attaccando Maratona. Ok, continuiamo vari assedi qui. Oltretutto devo anche fare attenzione che qua ci sono dei contadini che si vogliono ribellare. Quindi prendiamo un po' di leve qua e là. Vediamo un po'. Non ci sono tante leve. Vediamo un po' qui. Non bastano. Vediamo qui in Irlanda se ce n'è qualcuno che mi può dare gentilmente i suoi uomini. Tanto aumentiamo un po' la velocità. Abbiamo anche delle rivendicazioni deboli. Posso rivendicare Lusignan. Dov'è Lusignan? Questa provincia qui. Però vedremo, vedremo. Tanto posso anche rivendicare di diritto Savoia. Però non c'ho voglia attualmente. Direi anche di aumentare le tecnologie. Facciamo costumi popolari. Soprattutto la Castiglia non so come ha fatto a ereditare la Bretagna. Qua i Timuridi sono veramente
incazzati. Qua il sultanato Bahari lo stiamo facendo un po' fuori. Qui diamo una mano. Ah, qua ci sono dei tizi incazzati. Intanto tu vuoi sposare un mio cortigiano per 300, va bene. Non ci sono problemi. Intanto questi contadini li vogliamo radunare assieme. Si tratta della parola di un contadino contro quella di un cortigiano. A proposito dei danni causati alla casa del contadino da una mucca che appartiene al cortigiano. Il contadino... sta mentendo, il contadino dovrebbe essere ricompensato. Tu chi sei, un mio cortigiano? Il contadino dovrebbe essere ricompensato, va. Abbiamo perso l'assedio qui. Ah, lui ha approvato Enfield la mia decisione, va bene. Ok, qua ci sarà tra poco una battaglia. Direi di assegnare tutto quanto ai miei uomini migliori. Non credo di vincerla, però comunque... se riusciamo a fare un po' di danni al nemico non siamo riusciti a far nulla. Ah, però qui c'è... ci sono... gli altri tizi che si... l'hanno attaccato. E hanno vinto a quanto pare. Però aspettiamo un attimo. Tanto qui stiamo andando bene. Possiamo anche tornare in madre patria, io direi, con queste unità. Ok, abbiamo finito la crociata. Abbiamo vinto. E il Sacro Romano Impero ha preso la Grecia. Anche il Sacro Romano Impero diventa più potente che mai. Vediamo poi dopo come se la cava. Ah, adesso è diventata Leon, non più Castiglia. Vabbè. Riusciamo a far arrivare qualche uomo per uccidere questi contadini. Posso chiamare qualche alleato? Forse. No. Ci sono ancora i capitingi. Oh, i francesi sono unificati. Cosa strana. Comunque... ah, una cosa particolare. Di solito non capita mai. E la capitale è Gjødvan. O Gjødvan. Non lo so. E Pisa ha preso la Provenza. Altre rivolte contadine. Questa qua dove? Qui. Riusciamo a far... ecco, questi soldati qui ci servono. Contadini sono terribili qui su Crusaders Kings 2 quando si ribellano. Oltretutto hanno annunciato una nuova espansione per Crusaders Kings 2, giusto così per informazione. Ve lo dico, si chiama questa espansione... non mi ricordo più. Ve lo scriverò nei commenti. Praticamente un'espansione che cosa fa in particolare? Aggiunge la... nuove zone della mappa. Stiamo parlando dell'India. 300 nuove province e passa. Indiane. Io, per carità, sono contento. L'unica cosa che mi chiedo è come si trasporta un gioco basato su un'Europa feudale in India. Io sono comunque contento, per carità, sono contentissimo. Però vediamo un po'. Oltretutto possiamo anche arrestare la mia sorellastra, perché cosa hai fatto? No, non hai fatto niente. Ah, è stata scomunicata. Vabbè, non importa. Successione di vassalli problematica. Ah. C'era un mio fan che mi ha consigliato di togliere...
togliere le contee alle persone che hanno problemi di successione. Effettivamente è una scelta che devo fare perché adesso la Francia è diventata troppo potente e devo fare un po' attenzione. Quindi mi dispiace. Come si fa già? Attuale sono un castello in teoria, però posso. Dove c'è già? No, non lo trovo. Tanto tu sei la contea di Desmond. Praticamente come funziona? Il signore. Ah, passerà all'Irlanda in teoria questa contea di Desmond. Quindi se io faccio di fare una cosa. Ok, come riesco già a togliere? Ah già, forse non posso, non ho l'autorità della corona troppo alta. Allora devo uccidere il figlio. Sì, no, non ce l'hanno fatta, però il segreto rimane. Non ce l'hanno fatta, però il segreto rimane. Però hanno divulgato il mio nome, riproviamoci. Non sono riuscite. Sto sprecando i miei soldi. Ok. Oh, però l'erede è un altro sempre. Allora uccidiamo anche la sorellina. Ah. Devo uccidere i bambini. Sì, ok, ce l'hanno fatta. Ancora! Ancora figli. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ora l'erede è il re di Gerusalemme. Che cazzo? Se invece ti assassino. Ah, devo assassinare tutti sti eredi. Sono riusciti a ferirlo, però ho buttato tutti i miei soldi su questa cosa qui. Vabbè, dovrei comprare un'indulgenza per i miei peccati. Qualcuno mi voleva uccidere. Chissà chi mi vuole morto. Me lo sto chiedendo. Ah, qua dobbiamo assegnare queste armate delle persone. Adesso arrivano pure i francesi in mio soccorso. Bravi francesi. Ok, abbiamo vinto la rivolta. L'hanno imprigionato i francesi. Però comunque abbiamo vinto. E ok, continuiamo il nostro regno. Tranquillamente. Questa qua è la contea di Nofko. Ah, dove sono le mie leve mobilitate? Sono in deficit. Perché? Cos'è che mi costa così tanto? Ah, le navi. Le navi. Ecco cos'è che mi costa. Sono proprio le navi? No, che cos'è che mi costa così tanto? Queste truppe? No, cos'è che mi costa così tanto? Si può sapere? Si può sapere che cos'è che mi costa così tanto? Ah no, niente, passa tutto. Ero in deficit. Ok, mio figlio Geoffrey è diventato un anacoreta. Più erudizione, meno intrigo. E ti farò sposare con chi? Al momento credo nessuno. Però io preferirei assegnare come successore. Ah no, abbiamo la legge equitativa Javelkind, nada. Ah, chi ti faccio sposare però? In teoria dovrei farti sposare qualcuno. La principessa di Napoli? Sì, forse
è la scelta migliore. Avere legami con Napoli forse potrebbe essere una buona scelta. Oppure la principessa di Svezia. La Francia? No, non voglio avere troppi legami con la Francia. Sì, forse la principessa di Napoli può andar bene. Di nuovo la Francia ri in ribellione. L'ho appena detto, i francesi sembrano stabili. No, la Francia non è stabile. Non ce la fa. Tutti mi amano qui. Bene. Grande guerra sacra per l'Ungheria. Ah, povera Ungheria. Saccheggiata, razziata. Le crociate principalmente si sono consumate in Ungheria. Tu chi sei? Il mio cortigiano? Ma sarò clemente, intanto. Spirito distrutto, poverino. Guardate i muri di quanto sono grandi. Sono enormi. Poi c'è Samarcanda a caso. Vasa da tante persone. Sono anche in guerra contro Venezia. Ok, quanti sono però i Timuridi? Ah, già un figlio hai avuto. Denis Brancazzo. Brancazzo sono dappertutto. Adesso sono ovunque. Aspetta, però. Se muore l'erede del regno di Napoli, il passa a mia nuora il regno e quindi di conseguenza a un brancazzo, ovvero oh, qua posso tessere un altro intrigo. Praticamente quello che voglio fare, se guardate la linea di successione re Gianfranco di Napoli della dinastia d'Este, praticamente ha un solo erede maschio. Nel caso, se lui muore, tutto passa in eredità alla principessa Marietta, che è mia nuora. Ora, essendo mia nuora, l'eredità poi dopo passerà a mio figlio. E quindi potrei prendere l'eredità anche Napoli. Questa cosa non succederà qui. Succederà su Europa Universalis. Però comunque, devo ammazzare il principe Gianfranco. Tutti lo vogliono morto, oltretutto. Via, ammazziamolo. Tanto compriamo l'indulgenza per i miei peccati. Gloria a Dio. Tanto c'è Lecce qui, lo stato indipendente di Lecce. Tanto il sultanato Bari, come sta? Oh, povera Svezia, tutta distrutta. La Norvegia è potente qua su Crusaders Kings. Guardate che bello che è il re. Guarda che bella faccia. Ha una faccia bellissima. Chi è che adesso regna in Svezia, però? L'Afbijalbo. Invece qui, Gestrid. Gli Estrid regnano sempre. Erano anche legati con la corona. Con la corona svedese. Tanto vediamo poi dopo sto complotto come va. Guarda sotto, prova il piano. No, deve morire. Assolutamente. Ah, hanno usurpato delle contee. È morto? Oh. Sì. No, però adesso l'erede è Gianfranco, il figlio. E tutti lo vogliono morto. Allora, uccidiamolo. Perché forse la legge successiva non tollera le femmine da loro. Tanto qua c'è una fazione Oh mio Dio, qua ci sono fazioni pericolose. C'è chi rivendica mia sorellastra. E io posso imprigionarti. Sì, bene. Ok, quindi una fazione non è più potente. Poi ci sono altri che vogliono l'indipendenza. Benito di Albarracin. I Castrovardo mi danno troppi problemi. Do il titolo sin
coso scalzo. E c'è, ci sei tu che rivendichi. È una rivendicazione sul mio diritto. Io ti do il titolo Gran Cerimoniere e tu non mi rompi più le balle, ok? Ah sì, vuoi andare in guerra contro Lecce? Va bene. Ok, vediamo se riusciamo a uccidere questa bambina. Fallimento. Vabbè, non importa. Devo ricordarmi che quando arriviamo al 44 devo fermarmi. E poi dopo si continua su Europa Universalis. Anche qui c'è lo stato indipendente di Alsingland. Rinforzi di leva aumentati, perfetto. Ok, vediamo se riusciamo a uccidere questo tizio. In modo troppo crudele per i bambini. L'erede mia nuora. Ah, sì. Ora deve morire il re, però. Riusciamo ad assassinarlo, no, devo pagare dei soldi. Se muore il re, senza generare altri eredi, il regno passerà a mia nuora. E di conseguenza passerà a mio figlio, cioè ai figli di mio figlio. E quindi riuscirò a unire... Oh, la Scania ha dichiarato l'indipendenza. Riuscirò a unire sia la corona d'Inghilterra sia quella di Napoli. Devo dire. È una figata. Oh, aspetto un bambino. Nuovo figlio. William e Geoffrey. Oltretutto William inglese. Dovrei anche farti sposare con Anzi, l'altra principessa di Napoli. Che così, anche se quella, la principessa di Napoli muore, rimango comunque abbastanza assicurato con i legami della corona. C'è anche questa Elisa che dovrei far sposare magari col nuovo figlio che nascerà. Così uniamo totalmente le casate. Perfetto. Quindi Napoli non ha scampo. Sarà anche mia. Jihad per l'Anatolia. Non ci interessa, appunto. L'Anatolia, sì, qui. Non qui. Oh, qui. Anatolia. Contadino dovrebbe essere compensato. Sì, felice per la mia decisione. Tanto le fazioni come stanno andando. Qui voglio l'indipendenza ancora. Ah, una nuova figlia, la chiamerò Victoria. Dai, Regina Vittoria. Oh no. Oh no. Sono malata. Molto probabilmente ho preso una malattia per il parto. Spesso c'è una probabilità che attraverso il parto uno può prendere malattie. Si può ammalare. Può morire per parto, anche il figlio può star male. Quindi la regina Julien il Giusto potrebbe lasciarci. Ah no, sono viva. Perfetto, vai così. Mi sto cagando in mano. Tanto. Victoria. Come va? Ok, intanto Napoli ha vinto su qui per fare tutto. Intanto, se provassi a assassinare lui, che così riuscirei a far tutto quanto senza problemi, subito a prendere in eredità molto più facilmente Napoli. No, aspettiamo un po', è vecchio, la natura farà il suo corso. La natura farà il suo corso. Oh, stanno facendo figli, eh? Marietta e Geoffrey. Sigismondo Brancazzo. Gli Este hanno un bel po'. Il primo chi è? Re Adalberto d'Italia. Dinastia di Ivrea. Poi dopo sono nati gli Este. Ah, tu eri re d'Italia quando? Ah, quando c'era ancora il vecchio re d'Italia. Forse quello lì che se l'è preso, cioè gliel'hanno date, mi pare.
fatto una brutta fine. Cioè, è morto per parto a 46 anni. È un po' strano morire, soprattutto per un uomo a 46 anni di parto. Vabbè, vabbè. Tanto, vediamo i Brancazzo quanto prestigio hanno. Hanno un po' di prestigio comunque i Brancazzo. Da Duca Larus primo. Facciamo giusto. Dovrei anche fare proprio alla fine fine tutta una descrizione di ogni sovrano. Ma credo che. Ah, Duca Lotario di Savoia ereditato. Ducato di Savoia. Cazzo. Ah, Lotario, mio parente. Sì, che ha ereditato tutto. Questi qua sono i Brancazzo. Il Brancazzo di Savoia. Poi ci sono i Brancazzo in Inghilterra attualmente. Questi stanno combattendo la cosa marrone contro la Scozia. Attualmente non voglio andare in guerra perché ci sono delle fazioni che potrebbero essere un po' un problema. Soprattutto questa qua. Grande guerra sacra per l'Ungheria. Vogliono farne un'altra. Va bene. Ah, io riesco a ucciderti. Ah. Allora uccidiamoci. Uccidiamoci a vicenda, dai. Oh no, sono malato. Di nuovo. Devo ammazzare subito questo qua che rivendica la corona, se no è un bel problema. Poi anche voglio rivendicare Filippa de Monagu. Dobbiamo fare attenzione. Adesso se muoio il regno sarà in totale instabilità. Sono. No, prendo malattie e poi dopo guarisco. Subito. Ok, vediamo se riusciamo a fare la trappola. Sì, l'abbiamo ucciso. Perfetto. Quindi uno che rivendica il trono se n'è andato. Vediamo di uccidere questa anche. No, non abbiamo abbastanza potere. Peccato. Un vero peccato. Ora. Te sei ancora amato dalla tua gente. Tu oltretutto sei degli Asburgo. La regina è degli Asburgo. Lombardia come se la cava? Sempre con. No, i della torre ci sono. Non c'erano prima i della torre. Vabbè. Vabbè, vediamo poi. Qua c'è anche Gerusalemme a caso. Ok. Aumenta marzialità creato. Bene. Va bene. Guardare Folco mangiare rivoltante. E mangio tutto il tempo. Mi disgusta. È nata un'altra figlia, Julienne. Denise, Sigismondo e Julienne. Buono. Ah. È nato un antipapa. Pio II. Azz. Non è mai successo il fatto dell'antipapa. Papa vi di Verdù. Verdù dov'è? Dovrebbe essere in Aragona. Più o meno. Qui, Aleida. Vabbè. Invece della cattività vignonese c'è la cattività verduese. Che dire? Facciamo un ultimo tentativo, va. Giusto prima della fine della partita, uccidiamo sto vecchio. No, non ce l'hanno fatta. Mi servono altri soldi. Magari faccio come ultimo tentativo. Poi dopo la partita finisce. Mancano pochi mesi. Mancano pochi mesi. Pochissimi mesi. Gianfranco. Oh, William d'Inghilterra, mio figlio. Oltretutto, posso anche. Preferirei però lui come re d'Inghilterra piuttosto che altro. Fate sto matrimonio. Così, pam, via, sposati. Ok, vediamo di fare l'ultimo assassinio. Non ce l'abbiamo fatta. Vabbè. Siamo alla fine, ultimo mese. Ah sì, spieghiamo perché non è possibile. Sempre diplomazia è la via migliore. E stop. Stop, 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 stop. Bene.
2 gennaio 1444. La partita finisce qui. Su Crusaders Kings 2 la partita può anche andare avanti per un po'. Per ancora, credo, 20 anni. Non lo so. Praticamente può durare ancora. Ovviamente non la faccio durare. Perché su Europa Universalis 4 la partita inizia nel 1444. Che dire, ci siamo... Lasciamo un mondo molto diverso da quello storico. Anche il 1444 era tutto un altro mondo. Oltretutto c'è anche il fatto che ci sono dinastie che emergono come quelli dei Brancazzo. Dinastie che invece continuano ad avere il loro potere, come gli Asburgo. Come non detto. Adesso non regnano più gli Asburgo. Questo potrebbe essere interessante. Anzi, l'erede è della dinastia dei Nichtold. Una dinastia antica, a quanto pare. Di Mecklenburgo, della Pomerania, sempre dunque tedesco. Che dire? Abbiamo i Timuridi, da un lato, che combattono contro i Mongoli. I Mongoli che tentano di difendersi. Tentano aspramente la difesa. Abbiamo gli Bahari, che sembrano potentissimi, però che hanno perso la Grecia. Abbiamo oltretutto l'Inghilterra, noi Brancazzo, che siamo potenti, abbiamo possedimenti un po' tutta Europa, in Irlanda, in Inghilterra, che è il nostro regno principale, in Aquitania abbiamo il regno o ducato, non so come, che cos'è, un ducato di Aquitania, ducato. Abbiamo oltretutto gli ex possedimenti savoiardi, il ducato di Savoia, abbiamo la contea di Treviso, di Albaracina e di Burgos. Abbiamo oltretutto nient'altro, non abbiamo nient'altro. Abbiamo legami molto molto stretti con la corona napoletana. Infatti alla morte di re Gianfranco, diciamo che Napoli finirà sotto il mio protettorato. Devo dire, però prima devo fare un paio di accorgimenti. Devo modificare un po' la mappa, devo fare un paio di cose. Che dire, gente? È stata una bella partita, ma la continueremo su Europa Universalis. Quindi, che dire? Ci vediamo su Europa Universalis. Alla prossima, gente. Guardiamo un attimo prima, però. Salvo, non si sa mai. Perché non si sa mai? Direi di salvare. Poi dopo, adesso, fare anche export game. Così esportiamo il salvataggio da utilizzare su Europa Universalis 4. Che dire? Sta ancora girando la cosa? Aspettiamo un attimo. Ok, finito. Ora direi di abbandona e torna al menu principale. Via. Abbandona la partita e torna al menu principale. Ok. Fine della partita. Con un punteggio di 14.129... superare la casa di Ginevra, che detenne i titoli comitali di Ginevra nel 1066, mantenendo questa posizione fino al 1337, quando appaiono ancora conti di Ginevra. Non sono mai riusciti a aspirare a posizioni più elevate, ma allo stesso tempo sono riusciti a conservare i propri insediamenti. Ovviamente noi abbiamo fatto un punteggio allucinante, non siamo riusciti a fare un punteggio tipo da Asburgo, da Capeti. Però siamo riusciti a fare un punteggio che per il 1300, per 144 anni di partita, è stato un bel punteggio. Qua possiamo vedere i nostri regnanti. Abbiamo avuto come primo Duca Larus di Savoia, che ha regnato per 11 anni e ha fatto 734 punti. Lele il Magnanimo, 1447 punti, ha regnato per 21 anni. Abbiamo oltretutto Tandrulfa, la duchessa più grande di tutte, inesperta, però non tanto inesperta. Regnato per ben 63 anni, da quando era bambina. Ha preso 4.665 punti. Pera il Benedetto, duca crociato, detto anche. Regnato per 16 anni, però ha fatto delle grandi politiche, assieme anche, iniziate da duchessa Tandrulfa,
di matrimoni diplomatici, 3861 punti. Poi dopo la corona è passata al re Larus d'Inghilterra. Ha regnato l'Inghilterra per 18 anni, fatto 3420 punti, è stato il primo re d'Inghilterra. È stato colui che forse sarà il brancazzo più conosciuto. Poi regina Juliette il Giusto, che comunque forse è la meno importante, perché non ha avuto un grandissimo regno, potrebbe regnare ancora per tantissimo, però ha fatto anche delle buone politiche matrimoniali. Direi, è stato un piacere fare questa partita con voi. Continueremo su Europa Universalis, non preoccupatevi. Adesso vado un attimo un po' a smanettare qui. Ci sentiamo dopo, gente. Da noi è tutto, ciao!